centrocampo al Nino Caltagirone, dove per questa ottava giornata del campionato di eccellenza Girone A si affrontano il Mussomeli contro la Riviera Marmi. Arbitro dell'incontro il signor Mucera di Palermo, quadriviato da La Monica e Belvedere. Ancora con Musarra, Musarra salta netto, Barcellona, quindi ancora Musarra che scambia con Gianmanco, Musarra sta per entrare, palla per Fail, si alza la bandierina del signor Belvedere che indica il fuorigioco, molto dubbio. Gianmanco che prova a partire in questo momento, poi si ferma, Gianmanco aspetta l'arrivo di Fail, palla di Giannini Esposito, tiro dalla deviazione in angolo, riesce a dare a Panepinto, Panepinto per Gianmanco, Gianmanco in questo momento va alla conclusione. Voleva sorprendere il portiere Grimaldo fuori dai pali. Di Salone e poi ripartire il Mussomeli con Musarra. Musarra sulla sinistra, Musarra va, poi serve Gianmanco. Gianmanco solo davanti al portiere, c'è il gol! Arriva il gol del Mussomeli! E ancora una volta! E porta la firma di Vincenzo Gianmanco! 16esimo, Mussomeli 1! Riviera Marmi 0! Gianmanco per La Mattina, La Mattina! Tanto spazio avanti a sé per La Mattina, La Mattina! Conclusione della Mattina, rispetto a Grimaldo! Si alza la bandierina del guardalinea con il mister Sorce che richiama l'attenzione dei suoi perché c'è Genna solo al limite dell'area, Ilardi di pugno, la palla dice proprio là su Genna che ha il tempo di aggiustarsi, girarsi, tiro respinto, Murato richiama la mia, Mes viene giù secondo il signor Mucera, simulazione al capitano e così è arrivato il cartellino giallo. Sposito in mezzo, mancano tutti, la palla per Gianmanco, scrutato, palla fuori di niente di Corsino che torna indietro al portiere Grimaldo che rilancia, ma c'è Sposito, Sposito che recupera, poi serve Gianmanco, Gianmanco tiro, palla deviata sulla traversa e calcio d'angolo. Mussomeli dentro la propria area di rigore, va Riccobono, tiro che si spegne al lato di pochissimo e può partire il contropiede del Mussomeli, sono 3 contro 1, Minnone, Musarra, Panepinto, Minnone porta palla, Minnone mette in mezzo per Panepinto, Panepinto mette gol, Panepinto al terzo minuto, contropiede magistrale e capitan Panepinto che realizza, che alza un campanile, palla che finisce per Riccobono, Riccobono ancora in mezzo, mangia palla, fuori gioco di La Mia, fuori gioco, si è alzata Ilardi però compie lo stesso la parata, ma il gioco era fermo da almeno 10 secondi. A debita distanza la barriera, qualche difficoltà. Ecco, parte Esposito, Panepinto per Scrutato, in porta e palla che finisce fuori di poco. Va Riccobono, palla sul secondo palo, arriva, salvataggio sulla linea di Scrutato su Monfort, ma c'era l'offside, fuori gioco. Troppo lungo. Ma poi sulla sinistra c'è ancora Minnone che salta netto Barcellona, quindi per Musarra, tiro alto, bella azione ancora Muse della coppia Minnone Musarra. Corsina ancora per Romeo di testa, Ilardi smanaccia fuori, arriva Genna fuori, Riviera che prova a serrare i tempi, Romeo vince forse il primo rimballo, poi mette in mezzo, occasionissima per il appena entrato Nolfo,